Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: vincitore di una delle edizioni più seguite del Grande Fratello VIP Daniele Bossari ha spiegato su Instagram la sua prolungata assenza dalla TV. Il conduttore, dai toni composti e educati, ha raccontato su social di aver avuto una grave malattia e di essere uscito solo oggi a superare il momento negativo. Bossari ha affidato ai social un racconto scioccante e inaspettato, ma lo ha fatto con la serenità che lo contraddistingue. Daniele Bossari, è un giorno di rinascita. L'ex Geffino ha avuto un grave tumore alla gola, ha condiviso il dolore e la sofferenza provata, ma soprattutto ha affermato di essersi impegnato a curare la mente mentre i medici si prendevano cura del suo corpo. A dargli forza la meditazione, ma anche l'amore delle sua famiglia, in particolare della moglie Filippa Lagerbeck e della figlia Stella che non hanno mai mancato di farlo sentire il loro sostegno. Bossari si è sentito come l'appeso, la nota carta dei tarocchi, per tutto il periodo in cui è stato male e non conosceva il suo destino. Sono vivo e ve lo posso raccontare. Nell'impossibilità di sfuggire al dolore, ho dovuto accettarlo. Appeso al filo del destino, ma con totale fiducia nella scienza medica, ho attraversato la tempesta. Mentre i medici curavano il mio corpo, cercavo di curare la mia anima mettendo in pratica quegli insegnamenti dettati da tutti i libri letti, i testi spirituali, le meditazioni. Ha poi precisato, la ricerca interiore doveva trovare un senso a quello che mi stava capitando. Daniele Bossari ha ringraziato pubblicamente la sua famiglia e per questo la moglie e la figlia gli hanno lasciato il loro cuore di approvazione. Il conduttore ha poi ringraziato i medici del San Raffaele di Milano che si sono presi cura di lui e infine ha promesso ai followers di raccontare nel dettaglio cosa ha vissuto. L'ex Geffino è convinto che la condivisione sia importante soprattutto per dare conforto e speranza a chi sta vivendo momenti difficili. Avrò modo di dirvi tutto, perché penso che la condivisione del racconto dia conforto a chi sta passando momenti delicati simili al mio, e allo stesso tempo mi aiuta ad alleggerirmi, lasciando spazio ad una vita nuova. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Amen.